quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto.
il risultato è veramente ottimo. L'unica cosa, l'unica avvertenza da seguire, e ve lo dico sinceramente, è di fare il preparato per due porzioni, quindi duplicate gli ingredienti che vi ho dato. Perché l'incordatura della macchina viene meglio con maggiori ingredienti, cioè non tutte le planetarie riescono a prendere quel poco impasto che vi ho dato, quindi per una migliore riuscita e una migliore incordatura dell'impasto vi conviene dare più sostanza alla macchina. A mano si può fare? Sì, ci vuole molto molto olio di gomito, veramente veramente tanto, perché ci sono dei passaggi in cui dovrete allora io non vi ho dato tempi nella planetaria, perché ogni planetaria ha dei tempi suoi. Dovete staccare la macchina quando vedrete ben incordato ad ogni passaggio l'impasto, che significa quando si staccherà dal gancio rilasciandolo pulito pulito. Se questo non avviene, non è pronto l'impasto, quindi ci sono fasi in cui la mia colombina ha lavorato anche 10 minuti alla massima velocità, infatti, e quindi dovete stare molto attenti, perché sennò vi viene un mappazzone, ragazzi. È un mappazzone. Invece, se volete gigante, che lieviti, che sviluppi anche un'alveolatura interna, perché la riesce a sviluppare, dovete incordare bene la pasta. No, far esplodere il forno, meglio di no. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Passate una Pasqua serena, felice, gioiosa, spensierata. Grazie per essere stati anche oggi insieme a noi. E mi raccomando, fate attenzione quando passate sotto una colomba, giusto? Quello sempre porta fortuna, ma anche i meglio. Bene, no. E quindi buona Pasqua nella vostra testa. Bravissimo. Buona Pasqua a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!